Corporation e benvenuti in questa nuova live. Allora, dovevamo continuare. Ah, ce ne sono altri. Bene. Io alcune volte nella vita. Infatti, io so, alcune volte sono stronzo perché faccio le cose le prescia. Diceva, faccio regà veramente. Cioè, a cercarlo quell'oggetto di merda. Ok, isola della morte completata. E lì già vedo un corpo. Non ci credo, l'ho presa qua. Ma questa è una distanza che un po' potete capire, eh. Potete proprio capire. Vai. Ok, dove siamo? Baia di ferro. E qui già i primi problemi. Ciao bella, buongiorno. Ah, ho capito, scusate. Già, ha sollevato questi. Ok, andiamo. Che ci sono negativi? Adesso quello è mangiato. Soddisfatto adesso? Non credo. Lui avrebbe voluto dare loro il riposo eterno. Ma non era in grado. Non importa. La vittoria gli ricorderà la sua sconfitta. E allora, perché l'abbiamo fatto? One shot out. Troppo forte. Aha! Sei breaker! Che mi ha dato una ceppa di nulla. Bene. Ah! Ragazzo! Una mappa di numero questa. Convinto. Un'altra mappa! Troveremo qualcosa di utile qui. Isola della creazione. Morto e gonfio. Isola della luce. Compenso. Poi vedremo. Ma adesso tocca fare le cose con calma. Innanzitutto, lì. Perché poi da lì si vede.
Ah, è un passaggio che va sopra. Poi guardiamo giù. Che troviamo? Quali sono i simboli? EBP. EBP. Allora. E ok. BP. BP. B e poi c'è la P. La P si batte qua, giusto? Sì, giusto. No. Giusto. Ho già fatto questo, hai visto? E si sale. Un altro bacello, però prima vuoi andare qua. Nebbia di Nifline? Di Helheim. Neppe di Nifla, di Helheim. Vabbè, cazzo. Carino questo. Questo è un bello. Clamoroso. Pure. Vabbè, niente di che, insomma. E si va di qua. Ragazzo. Signor sì. Che vecchia. Che vecchia. Incubi. Essere alleati. Che cosa vuoi? Ringraziarvi. Quindi Simo? Sì. Hai visto? Solo quello di inutile. Beh, non possiamo aspettarci che siano tutti utili. Stato qui, abbiamo completato? Sì, abbiamo completato, però c'è un portiere lì. Thank you.
Qua dobbiamo andare pure sotto perché dobbiamo prendere pure lo squarcio. Ho capito tutto. 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 La baia di ferro, giusto? E abbiamo completato tutto. Il passo fluviale pure c'è. Forse il prossimo ne saprà di più. Non sperarci troppo. È raro che gli spiriti siano utili. E come mai esistono? Quando spezzi la vita di un uomo, non sempre è un taglio netto. Ne hai già visti altri? Sì, molti. Com'erano? Irritanti. Per concludere il discorso tentai di perseguire la pace, ma Odino lo considerò un tradimento. Non si fidava più di me, ma non voleva che mettessi la mia mente al servizio di altri. Così mi imprigionò in un cerchio e iniziò a torturarmi. Meno male che siamo arrivati noi a tagliarti la testa. Eh sì, una bella fortuna per me. Preso conto delle isole, questa abbiamo fatta, quell'altra abbiamo fatta. No, indietro. Kratos. Questa abbiamo fatta, quell'altra l'abbiamo fatta. Wow, c'era un altro relitto sotto l'acqua. Cosa laggiù? Salute! Eccolo là. I miei... Giusto. Li abbiamo uccisi. Ha dato il riposo eterno. Capisco. Ma in vita tua... Sì, è incredibile. Grazie. Beh, avevi ragione. Non sembrava molto contento. Forse non si riesce mai a superare la perdita delle persone care. Mai. Andiamo! Invece, caverne perdute, fatto tutto. Ora, dove non abbiamo fatto? Wow, c'era proprio tutta la città sotto l'acqua. Sì, una città dimenticata. Come si chiamava? Oh, beh, l'ho dimenticato. Ma dove è dentro? Conosci la storia di Scolleati, portatori del giorno e della notte? Oh, sì, i giganti lupo. Sì. Nacquero dall'arcilupo Rodvitner, una grande nemesi degli dei Aesir. Odino li catturò da cuccioli e li rinchiuse nei canili di Asgard per tenere a bada il nemico. Ma quando il sole e la luna insorsero e si fermarono, Odino mise all'opera Skoll e Ati. Grazie alla sua magia, egli scagliò i lupi in cielo, dove iniziò la loro caccia. La caccia durerà a lungo, ma non per sempre, poiché la profezia narra che un giorno Skoll e Ati divoreranno le loro prede. Ciò segnerà l'avvento del Ragnarok.
il crepuscolo degli dèi. Ma il Ragnarok dovrebbe segnare la morte. Fortezza dei Natri l'abbiamo completato tutto. Di Odin, no? Allora perché dovrebbe scatenare i lupi che compiono la profezia? Un'ottima domanda, ragazzo. Ce la teniamo per dopo. La bonus. E c'è un corvo, l'ho sentito. Dove sei, cornacchia di merda? Eccoti. Ciao. Hola. Benja, le ossa di Gulvig. Che le dirai? 33. A Gulvig. A tua madre. Ciao. Devi dirle qualcosa. Posso? Io non so. Voglio solo sapere se sta bene. Lei è morta. Lo so, io proprio non vuoi capire. Neanche tu. Lo storico. Che diresti? Nulla. Non c'è altro da dire. No, sorry. È tutto quello che ci è successo finora. Quell'uomo a casa nostra. Parlare al serpente del mondo. Abbiamo fatto cose incredibili. Voglio raccontarla. Tu no. Che diresti? Le direi che stiamo bene. Che non deve preoccuparsi per noi. Ma lo sai. Pensavo di saperne poco. Destra! I'm from Wow, Città Vecchia. I'm from Italy, Civitavecchia, Rome. And you? Quindi te sei italiano? Mi hai trollato? Vabbè, sì, va bene, va bene. Ammetto, mi hai trollato. Sei di merda. Quindi sei molto bravo a trollare. Oggi mi hai reso felice, guarda. È proprio una giornata cupa. Perché da qui piove. Proprio tanto tanto. Ti ringrazio. Grazie, mi rendi molto felice.
Vabbè, non ti preoccupare, se non capisci qualche cosa, basta il muro dietro. Hai un canale Twitch pure tu? No, scusa, non t'ho capito nella parte finale. Se mi hai seguito, ti ringrazio comunque. Guarda che puoi scrivere qualsiasi cosa, non c'è problema, eh. Conosciamoci. Per me non c'è problema. Provate a seguire più la live più che altro invece di parlare? No, no, puoi dire qualsiasi cosa, puoi scrivere qualsiasi cosa, tranquillo. Nessuno ti vieta di farlo. Comunque non mi dare del lei, dammi del tu, mi chiamo Lorenzo, non ti preoccupare, dammi del tu, perché se mi fai sentire lei mi sento un vecchio. Ho finito il gioco? Allora, io sì, nell'altro account ho già finito il gioco, l'ho platinato tutto. Mo per intrattenimento lo sto riportando da capo, perché sinceramente mi rompevo le scatole, quindi... Mo lo sto iniziando da capo, lo voglio pure paladinarlo. Quindi. Poi non so cosa fare prossimamente. Mo vediamo, vedremo, non lo so. Abbiamo finito. Allora, che manca ancora? Un piacere anche per me. Non so come ti chiami, io ti chiamo Benja, quindi non so.
Guarda, visto che mi stai simpatico, come ho fatto con gli altri, ti menzionerò nel canale YouTube. Proprio nella descrizione ti menziono, così almeno. Guarda, il mio canale YouTube si chiama come il mio canale Twitch. Kingslave Corporation. Uguale. Col trattino Kingslave Corporation. Tu su YouTube mi cerchi e mi hai trovato. Su Instagram uguale. Si è buggata pure la roba, si è buggata. Vabbè. Esatto, sì, bravo. Si chiama così. Che vuol dire l'hai copiato? Ah, ok. Ah, vabbè, ho capito, sì. Capito, capito. Mimir, puoi finire quella storia alla sveglia. La tua era un'ottima domanda. Perché Odino ha scatenato scolleati dietro al sole se ciò avrebbe portato al compimento del Ragnarok? È una questione di controllo. Benjamin, Julan, determinano l'inizio del Ragnarok. Ti ho seguito. Ed egli controlla i lupi. Una battaglia che inizia quando vuole lui è una battaglia che può essere vinta. Eccoti, ciao ciao bello. Ti ho seguito su Instagram, eh? Grandissimo, grande grande. Sì, è aperto.
Allora, braccia. Allora, ci abbiamo le squame del fratello regno, ok, ce l'abbiamo. Trama brumosa. E siamo sopra della fiamma. Ok. Già finito? Ah, non c'è di che, guarda, io faccio tutto. Non c'è problema. Non so cosa troveremo a Jotunheim, ma dobbiamo coprire le nostre tracce. I corvi diranno a Odino che la torre è tornata e i nostri sforzi non devono andare a suo vantaggio. Certo. Anche se non voglio andare subito a Jotunheim. Non ci volevo proprio andare. Per forza ci siamo, andiamo. Un secondo, aspettate, non funzionerà. Cosa? Manca il cristallo del viaggio. Tyr avrà usato i suoi stessi occhi per rifrangere l'energia. Non male. Gli stessi occhi? Nel New Game Plus si sì, è buona, però io in questa partita utilizzo solo l'armatura delle valchirie perché mi risulta più potente. Nel New Game Plus uso l'armatura di Zeus che mi dà molta più forza e mi piace di più. Ma per anni ho visto Sindri e qualche volta Brock curiosare vicino a quella montagna quando arrivava Odino. Forse sanno qualcosa. Brock e Sindri. Vediamo sta Brock e Sindri sta cosa, poi dopodiché. Ragazzi, ho una domanda. Dove possiamo trovare l'altro occhio di Mimir? Oh. In effetti Odino mi chiese... Oh! Voleva che ricostruissi... Me lo fece vedere e io... Rifiutai. Allora... in poche parole, tutta l'armatura l'ho uccisa con tutte le 8 le valchirie. Poi nella live di ieri ho ucciso la valchiria Sigrun, mi ha dato un pomo dell'ascia che in poche parole se premo un tasto fa un lancio della Madonna. Ma so che venne costruito lo stesso. Che statua è? L'ultima valchiria non mi dà la penultima valchiria che è l'ottava valchiria. Poi la nona valchiria che è la regina delle valchiere Sigrun mi dà un pomo dell'ascia. E come facciamo a guardare dentro al serpente? Ok. Dentro. Oh no! Andiamo a vedere che cosa ne pensa il serpente del mondo. Non ancora. Bene ragazzi, non so cosa ci riserva il futuro. Ma ora è il momento giusto per preparare al meglio l'equipaggiamento. Certo. Se dovete fare qualcosa, fatelo adesso. Io ve lo consiglio. Infatti, se devo preparare meglio l'equipaggiamento, io prima devo potenziarmi gli avambracci delle valchirie. Quindi, prima tappa. Andiamo a Niflheim. Vai. Mi servono tre trame brumose. Allora Benjamin, io tra poco, quando ho fatto 41-42 minuti, finisco la live. Dopodiché ci vediamo oggi pomeriggio. Se te va oggi pomeriggio, passi il tempo. Così, per giusto per. Che credo che oggi pomeriggio farò due live e finirò il gioco un po', non lo so, dipende. A meno che completo prima tutto il gioco e poi farò la missione finale. Vedremo, vedremo.
vai. In Italia il Covid, guarda, ti dirò, purtroppo non sta andando molto bene come previsto, però mi hanno detto che il 20 aprile in teoria dovrebbero aprire tutti i negozi. Speriamo, speriamo bene, se no è finita qua. Quindi Valdi creò la nebbia. No, non voglio parlare, no, non voglio parlare. Stata... Comunque, quello che ho detto prima, se oggi pomeriggio te va, io verso le 2:30 farò un'altra live. Prima carico le due live sul canale, poi dopodiché faccio altre due live oggi pomeriggio. Se te va, mi vieni a trovare. Ecco, scuro! Non posso! No, niente. Non me l'ha data, eh? Se vuoi alzo di più il microfono, eh? Vabbè, lo alzo, dai. Così, me dovessi sentire. Così mi senti? Guarda, tra una settimana, domenica, proprio devo fare 20 anni. Quindi sto... Sì, se ti stai domandando se sto diventando vecchio, sì, sto diventando vecchio. Lega di slime, non mi serve, mi serve trame brumose. Sì, sì, 20 anni. Sto diventando vecchio io. Eh beh, certo, sono più questo giovane. Tu invece, quanti anni hai? La destra! Ancora no, scusa! Dieci anni! Wow! Sei un giovinotto, sei! Guarda, se vuoi mi consiglio non venire mai in Italia. Mai, proprio mai, 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 mai. Rimani là dove sei, perché sennò se vieni qua è finita. Fortuna che non sia così.
se un giorno dovessi venire in Italia, non venire, non ci provare proprio a venire in Italia, perché qua fa schifo. Proprio è un paese cacca. C'è presente la cacca? Uguale. Fa cagare sto posto. Non ci veni mai in Italia, mai. Fa paura a sto posto. Però sai, ti dico, guarda, stai a sentire, guarda. Io adesso salvo. Ah, non posso salvare. Devo venire per forza allora. Allora devo far presto, dai. No, non hai capito male. È proprio brutta. È proprio brutta, brutta, brutta. È molto cattiva l'Italia. Molto molto. Aiaiaiaia. Niente. Fratello. Sono morto. Non ci credo, sono morto. Sono mai morto qua, mo sono morto. Sì, ma non ti conviene tanto viaggiare, perché soprattutto in sto periodo di Covid. L'unico posto dove dovessi andare è Roma. Anzi no, proprio Sardegna, va, proprio Sardegna di andare. Perché lì è proprio zona libera. Ho perso tutto. Incredibile. Vabbè. Senti, io ti devo salutare perché devo finire la live. Allora, ci vediamo oggi pomeriggio alle 2:30/3. Io sto in live. Ti ringrazio per avermi fatto compagnia, Benjamin Julian 33. Intanto vi dico di seguirmi su Instagram, su YouTube e su Twitch come Kingslave Corporation. E niente, ci vediamo oggi pomeriggio. Grazie a Benjamin. Ciao a tutti.